Aim, fire! Ciao a tutti ragazzi, io sono Jay Shacon e oggi sono qui con un nuovo gameplay. Oggi sono qui con un gameplay su Black Ops 2 ragazzi. Sì, come avete potuto vedere dall'unboxing che ho caricato pochi minuti fa, l'ho preso, l'avevo anche prenotato come dissi in un vecchio video. E oggi vi porto il mio primo gameplay. Dura veramente poco perché ero già entrato in partita, durato veramente pochissimo, però quel poco che ci ho giocato mi è bastato capire qualche cosa. Intanto è fantastico ragazzi, io ve lo consiglio a tutti, se siete intesi a prendervelo, prendetevelo. Non è una conclusione attardata perché ci ho giocato tutta la mattinata e siamo già a livello 17, si cresce in fretta, ma dopo un po', certo, diventa un po' più complicata la cosa. Allora, vediamo un attimo qualche aspetto bello di questo gioco che io ho riscontrato. Allora, prima di tutto un buon comparto audio e grafico. La grafica, bene o male, è un pochino uguale a quella di Modern Warfare 3, però rispetto a Black Ops 1 è cambiato tantissimo. E poi un'altra, stavo a dire l'audio delle armi ragazzi è fantastico, cioè se senti i cecchini proprio possenti, dei cecchini possenti, ecco. Poi la giocabilità direi che è molto migliorata, eccetto, vabbè, i camper ragazzi purtroppo ci sono sempre, mi dispiace darvi questa bruttissima notizia, però purtroppo questa è cosa dall'inizio dei tempi, è stato così e penso che lo sarà per sempre, per sempre. Ok, vabbè, non fatemo queste cose così stupide. E come potete vedere sto nella mappa Nuketown 2025, vi dico che ho una classe fatta lì, cioè l'ha fatta loro, classe predefinita, ecco. Ragazzi, il gameplay sta per finire, però un attimo parlo con voi. Era la mappa Nuketown appunto che l'ho presa prenotando il gioco, mentre la mappa Nuketown 2025 per zombie dovete comprare il season pass, che sarebbe 4 mappe più Nuketown zombie. Non so come sarà la Nuketown zombie, penso sia uguale a questa, però non vorrei fare conclusioni affrettate, ecco. Io non so se me lo comprerò perché costa 50€ e penso che dicono che uscirà a dicembre, verso il 4. Va bene ragazzi, il gameplay è finito e noi ci vediamo un altro gameplay dopo questo, perché adesso caricherò solo video di Black Ops 2. Bella!